Benvenuti a breve la 30ª puntata della quarta edizione di Messina può rinascere. In questa puntata parleremo di un argomento molto interessante che è il bio e la cultura del biologico e dell'alimentazione, che è molto importante. Spesso mangiamo degli alimenti e non sappiamo cosa mangiamo. Molte multinazionali producono dei prodotti non genuini. È una puntata interessante, Gianluca. Eh sì, Roberto, una puntata interessante, ne parleremo con i nostri ospiti. Sono stasera con noi Tommaso Cannata, maestro panificatore di Messina, c'è la professoressa Elvira D'Orazio, presidente della fondazione TS Albatros, poi abbiamo l'imprenditore Angelo Villari che ha un'azienda agricola Villarè e poi con noi anche il professore Santino Morabito che è nutrizionista clinico. Nella seconda parte della nostra trasmissione sarà con noi il dottore Caputo che spiegherà un rivoluzionario metodo per pensioni che ha ideato lui stesso, c'è una petizione che sta portando avanti qua a Messina e poi ci sarà il maestro Nino San Filippo che deciderà un suo componimento. Questo dopo la sigla e la pubblicità. Siamo con Valeria Carastro, Ethna Wine Lab, che è un agronomo e sta tenendo una lezione con i ragazzi dell'Albatros. È una interessante lezione che cercherà attraverso questo percorso didattico di prepararli per quanto riguarda appunto il percorso del vino, dalla coltivazione all'imbottigliamento. Ecco, come è venuta l'idea di questo corso e quali sono le finalità di questo corso? Sì, allora siamo ancora in una fase iniziale di questo percorso che è finalizzato a rappresentare tutta la filiera vitivinicola. Quindi partiamo dal campo per poi vedere le fasi di trasformazione dell'uva in vino, quindi in cantina, e per passare quindi poi alla fase di commercializzazione e anche quella del servizio del vino e della degustazione, tecnica di degustazione. Quindi attraverso questo percorso faremo un excursus di tutta la filiera, includendo anche delle visite presso le cantine, quindi dando ai ragazzi l'opportunità di vedere le realtà produttive in maniera diretta. Attraverso questo percorso chiaramente saranno affrontati un po' tutti i temi dai quali possono generarsi delle figure professionali e anche delle chiaramente opportunità di lavoro, perché la filiera vitivinicola in questo momento gode di grande visibilità, grande interesse, è una delle poche filiere che in questo momento sta veramente generando tante opportunità di lavoro. Pertanto, attraverso una conoscenza un po' più approfondita, ciascuno può capire dove, in quale parte della filiera può introdursi e quindi provare a organizzare il suo lavoro di domani. Questo è un settore in grande espansione, un settore dove effettivamente si può scommettere per il futuro dei giovani e in particolare, ecco, cosa si può offrire a questi ragazzi che affrontano questo corso anche per il domani. Il settore vitivinicolo in crescita è sempre più richiede figure professionali competenti. Quindi oggi i ragazzi devono capire che è necessario conoscere lingue, è necessario essere competenti per potersi proporre al mondo del lavoro, soprattutto nel settore del vino. E questo, la professionalità può spaziare su mille fronti, dalla produzione primaria, quella all'attività di cantina, all'attività commerciale, a quelle di comunicazione. È un settore che abbraccia tante figure professionali, per cui diciamo, direi che c'è spazio per tutti. Siamo con Silvio Cullino, Mastro Birraio, qui per questa lezione all'Albatros per vedere appunto l'importante filiera della birra, come nasce e cosa poi può diventare anche un'occasione di lavoro per i giovani. Partecipo, diciamo, a questa filiera della birra creata dall'Istituto Albatros per sensibilizzare, diciamo, sul settore agroalimentare la filiera proprio della birra, quindi dalla trasformazione, quindi partire direttamente dal seme, quindi alle fermentazioni e a portare a prodotto finito quello che è la birra. Ai ragazzi si sente di dare una marcia in più direttamente collaborando con le aziende, in quanto partecipo con due aziende messinese praticamente nella produzione della birra e quindi diciamo che abbiamo fatto con un accordo e quindi una collaborazione con l'Abatros proprio per far sì che i ragazzi entrano realmente nel mondo e non solo nel mondo della birra e non solo praticamente sui libri, ma materialmente mettendo le mani in pasta e vedendo, diciamo, tutto il ciclo produttivo, non trascurando il packaging finale e quindi la parte commerciale, la parte diciamo che è più difficile inserirsi nel mercato.
I ragazzi stanno rispondendo benissimo, questo è già il secondo anno che stiamo praticamente portando a questo. Facciamo degli stage formativi all'interno dove loro materialmente praticamente portano avanti questo. Un settore importante questo è l'agroalimentare, dove c'è sicuramente sviluppo e dove si possono creare veramente dei posti di lavoro concreti per i giovani. Sì, assolutamente sì, infatti il progetto praticamente ambisce anche soprattutto a questo, a cercare di inserire nel motore trainante che per ora è l'agroalimentare, diciamo i giovani, per investire su imprese. Infatti io mi occupo della filiera della birra, ma anche in altri settori li mettiamo a contatto direttamente con delle aziende e soprattutto facendo sfruttare quello che potrebbe essere diciamo un progetto di lavoro o un'azienda praticamente nel futuro. I ragazzi diciamo che cercano di prendere il più possibile, noi cerchiamo di trainarli praticamente, l'istituto dando anche la possibilità di fare gli stage formativi su dove loro sono più indirizzati e quindi speriamo in un buon risultato e che riusciamo a chiarire il più possibile diciamo, le idee su quanto riguarda l'ambito del lavoro di domani. Cannava, così come dicevamo in premessa, un prodotto biologico si distingue per il sapore, per l'odore e soprattutto non soltanto per l'etichetta, così come fanno molte multinazionali. Sappiamo che ci sono tanti produttori che lo fanno con grande passione e loro lanciano appunto sul mercato prodotti che sono anche per l'alimentazione sani, è così? Eh sì, d'altronde noi siamo fortunati perché se guardiamo indietro, tantissimi anni fa i romani scelsero la Sicilia come granaio d'Italia. Diciamo, io per il mio lavoro, perciò parliamo di grani, di farina, di pane, fortunatamente ho la fortuna di trovare sul posto questi prodotti che stanno tornando di nuovo in auge perché c'è tantissima richiesta, perché abbiamo capito, il nostro momento ha capito che facendo un buon prodotto e migliora la digestione. A proposito di questo, le rilancio subito un'altra domanda. Vogliamo spiegare agli amici telespettatori la differenza che c'è tra la farina tipo 0 e 00 che abbiamo sempre consumato e le farine invece fatte con i nostri grani, che sono quelli diciamo senza additivi e senza essere raffinata con prodotti chimici? Allora, naturalmente parliamo di grani antichi, perciò spighe alte sopra l'1,40, 1,50 che si piegano col passare del vento, è solo uno spettacolo vederli. Naturalmente non sono le spighe geneticamente modificate, che dal 60 in poi sono state modificate geneticamente per avere maggiore resa e maggiore diciamo, crescita. E queste in Sicilia noi abbiamo circa 53 grani antichi, di cui la maggior parte sono tutti grani duri, e qualcuno è grano tenero. Fortunatamente c'è un movimento, ci sono tanti agricoltori che stanno ogni anno cercando di piantare sempre più grani antichi perché veramente è tutto un altro mangiare. Io sono ormai quasi oltre 5 anni che lavoro, ho cambiato il mio metodo di lavoro perché all'inizio utilizzavo solo farine raffinate, poi siccome mi chiedevo sempre ma dentro il sacco che mi porta il fornitore della farina non sapevo e chiedevo e non avevo delucidazione in merito se la farina veniva dalla Russia, dalla Cina, non so, e allora ho fatto il viaggio al contrario. Mi ricordavo sin da piccolo di questo granaio d'Italia e sono andato in giro per le zone di Enna, Ragusa, Trapani, tutte queste zone qua, e ho cominciato a parlare con gli agricoltori e là ho trovato i grani, la Dumminia, che sono innamorato della Dumminia, però per Ciasacchi, BD, Russello, chi più ne ha più ne metta, diciamo ce ne sono tantissimi, abbiamo detto più di 50, e io lavoro adesso questi tipi di farina molite a pietra, rigorosamente molite a pietra. Il mio mulino di riferimento è a Castelvetrano, il mulino del Ponte, dove avviene con delle pietre francesi una macina, una molitura molto leggera, in modo tale da non surriscaldare il chicco, perciò non rovinare tutte le sostanze organolettiche che ci sono all'interno del chicco. Viene un prodotto veramente eccezionale. Poi naturalmente viene fatto nella mia azienda con la pasta madre e devo dire che viene un pane spettacolare perché a discapito di tutte le altre farine c'è il germe, c'è la fibra e ci sono tutte le sostanze organolettiche che servono per una migliore digestione. Molti non sanno che le farine raffinate, se voi immaginate di avere un chicco,
una farina raffinata è solo la parte interna del chicco, cioè viene tolta la fibra, il germe, tutto quello che c'è, diciamo, di sano nella cosa per avere una migliore lievitazione, però sono pieni di glutine, sono pieni di zuccheri, e qua poi il professore dirà la sua in questa cosa qua. Perciò io, diciamo, ormai sono anni che combatto le farine raffinate, perché le farine raffinate abbiamo visto in questi ultimi periodi che siamo tutti, che abbiamo l'intolleranza, c'è tutta questa cosa qua che derivano da queste cose. Io dico che avvicinatevi all'integrale di qualità. L'integrale deve essere rigorosamente, se possibilmente, di grani antichi siciliani, moliti a pietra, ciò significa la molitura deve essere fatta a chicco intero, e dove ci sono tutte le sostanze che fanno bene al nostro organismo. E io vi consiglio, io ormai lo faccio da anni, può cambiare la vostra vita. Perciò pane, pasta, tutto è fatto con i grani antichi siciliani, perché noi abbiamo la vera ricchezza che altri non hanno. Questo è stato Razzi, abbiamo visto anche nei servizi come alla fondazione voi preparate gli studenti anche al biologico e come effettivamente loro seguono tutta la filiera, diciamo, dall'inizio fino alla commercializzazione e alla pubblicizzazione appunto del prodotto. Questo è molto importante perché questo è un settore in grande espansione. Sì, in realtà appunto già come dissi nella precedente trasmissione, è una mission della nostra fondazione, cioè la fondazione è in questo momento l'unica che si occupa di una formazione terziaria nel settore della filiera agroalimentare, quindi le compete la conoscenza più profonda possibile in vari settori della filiera agroalimentare. Non a caso appunto Tommaso Cannata collabora con noi con risultati davvero stupefacenti, devo dire che quanto lui ha appena detto è provato dai fatti. E questo avviene per tutte le filiere. Noi cerchiamo di coordinare un percorso che nell'arco dei 2 anni parta dai cereali, vada alla birra, ai vini, alle carni, agli oli, quindi per ciascuna di queste filiere noi facciamo in modo che i nostri corsisti ne conoscano profondamente sia le abitudini, diciamo, di tipo internazionale, e quindi, diciamo, le abitudini che dovrebbero essere ormai messe da parte, e ne conoscano invece gli aspetti positivi di una innovazione rispetto alla alimentazione, diciamo quella che è passata un po' negli anni 70, 80 e 90 e che ha prodotto tanti risultati, diciamo, negativi, ne possiamo poi approfondire. Quindi per noi è un obbligo e un vincolo, e ci serviamo, come avete potuto ben vedere, di risorse professionali di altissimo livello. Cerchiamo di cogliere sia all'interno della nostra regione, come sapete noi abbiamo anche una classe a Palermo e quindi riusciamo in qualche modo a coordinare le risorse professionali migliori che in questo momento ci sono sul territorio regionale e in qualche caso anche nazionale. Abbiamo avuto l'opportunità, attraverso le conoscenze di Tommaso Cannata, di avere recentemente una straordinaria esperta nel settore delle paste alimentari preparate con le farine di grano duro o di grano antico, e insomma i risultati sono davvero stupefacenti. Villa di Rei, con grande passione, ormai da alcuni anni ha dedicato quasi tutta la sua attività a Villa Re, un'azienda biologica, e abbiamo in qualche altra occasione parlato. Lei contro gli additivi, contro i prodotti chimici, gli antocritocamici, e usa soltanto concimi naturali, ce ne vuole parlare? No, diciamo che tutto nasce dall'entusiasmo di aver visto un mondo nuovo che era quello dell'agricoltura. Tra l'altro anche in centro città, quindi questa cosa mi aveva affascinato moltissimo, perché trovare 4 ettari di terreno in centro città non è un'impresa semplice. E quando ho pensato di cominciare a progettare, mi sono avvicinato a questo mondo, un mondo veramente particolare, dove incontri gente straordinaria che sono i vecchi oggi contadini, che ci tramandano e ci continuano a comunicare esattamente le informazioni giuste, che sono quelle più sane, sono esattamente quelle che ci hanno permesso 50 anni fa, 60 anni fa di fare una vita il più possibile genuina.
Chiaramente la scelta è stata subito quella biologica, ma è stata una scelta che non è semplicemente, il biologico potrebbe essere anche una certificazione, il biologico al contrario è uno stile di vita. Ecco, quello che ho cercato di portare avanti in azienda è proprio uno stile di vita. Noi abbiamo dovuto immaginare anche una mini fattoria, proprio perché il letame organico è quello che ci dà la vita, che dà la vita alle piante, per cui non potendo utilizzare chiaramente la sintesi chimica, gli additivi, stiamo utilizzando solamente stallatico, materiale organico, e quindi abbiamo creato una piccola aia, abbiamo le galline, abbiamo chiaramente i conigli, abbiamo i pavoni ultimamente, abbiamo le anatre, ecco, tutto ciò ci permette di mantenere viva la pianta. E su 4 ettari e mezzo chiaramente non è neppure sufficiente questa capacità che noi abbiamo anche dal punto di vista di stallarico o di letame organico, però in realtà ci aiutiamo fortemente con quelle che sono le consociazioni tra le piante, voglio dire, oppure aiutiamo le piante da un punto di vista le aiutiamo fortemente, voglio dire, con anche gli altri animali che vanno a difesa delle piante per evitare di essere attaccati, per esempio gli afidi di tutto questo periodo li stiamo aiutando con altre piante che sono a difesa del terreno. L'idea del biologico purtroppo ho l'impressione che ancora non è molto presente sia nella mente del consumatore, perché il biologico purtroppo non è quantità, ma sono qualità e piccole dosi, per cui molte volte l'azienda viene da noi in azienda e vorrebbe comprare tutto e in realtà non conosce la stagione, quindi noi lavoriamo la stagionalità, che è un altro percorso molto importante, perché dobbiamo educare sia i bambini ma anche gli adulti. A proposito di percorsi, lei ha iniziato una serie di percorsi proprio culturali, dove per dare ai bambini degli input. Esatto, noi stiamo cominciando moltissimo con i bambini, che saranno, diciamo, i consumatori futuri, ad abituarli a trovare il pomodoro nella giusta stagione piuttosto che la melanzana. Chiaro, oggi il supermercato ha distrutto un po' tutta questa cultura, per cui bisogna andare a ricostruire un tessuto, soprattutto la parte genitoriale, che è quella che oggi, e quindi ci mettiamo anche noi presenti, siamo sempre quelli indaffarati, corriamo, vorremmo fare la spesa, farla tutta nello stesso posto e comprare esattamente tutto quello che possiamo trovare, e questo non è possibile, la gente dovrebbe incominciare a pensarla queste cose. La quantità sicuramente non è qualità, il biologico è un prodotto di nicchia, costa di più perché comunque ha più sacrificio sia nel lavoro che nella dedizione, per cui se la gente incomincia ad avere questo tipo di educazione, questo tipo di cultura, sicuramente si andrà sempre di più a migliorare, altrimenti il grano antico di Sicilia non lo capiamo, perché siamo talmente abituati a mangiare il pane con la farina doppio zero, che poi quando mangiamo una cosa buona ci sembra pure strana. E così mi è capitato, per esempio noi abbiamo le uova bianche, ieri sono stato a Catania, c'è un'azienda incredibile, aveva le uova di tutti i colori, le uova di struzzo, di emo, Silvio, le uova naturalmente, le uova di Silvio, no? Quindi ecco. Per cui dico, non siamo abituati a mangiare, perché ormai i nostri gusti sono tutti quelli standardizzati, sono quelli industriali. Abbiamo perso il gusto della genuinità. No, noi l'abbiamo perso, i bambini di oggi non lo conoscono, quindi noi dobbiamo combattere il McDonald's. Il fatto delle fattorie didattiche, lei ha iniziato quel percorso molto interessante. E noi stiamo incominciando, tanto per dire, stiamo incominciando anche con un percorso dei sensi, perché gli odori, l'olfatto, è una cosa che deve ritornare ad essere presente nelle cucine. Cioè oggi un pane, qua Tommaso sicuramente mi può dare conforto, un pane fatto bene profuma la casa, la cucina per almeno 2-3 giorni. Se lo lasci in macchina, l'indomani entri in una macchina e dici che cosa. Ecco, specialmente la timiglia, che è il grano che usa Tommaso, che è molto profumato, voglio dire. Quindi tutto è un lavoro di educazione, che deve partire chiaramente sin da una fase, diciamo, educativa di ragazzi. Quindi noi stiamo lavorando in questo senso. Dobbiamo recuperare questi 50 anni che abbiamo perso di memoria. Recuperare gli antichi sapori. Gli antichi sapori. Sì. Perché dal dopoguerra adesso si è smarrita la vera tradizione, certo, siciliana, cioè il nostro vero. Sì, ma poi c'è stato anche uno step, c'è stato un blocco. Prima le cose si tramandavano, no? Dalla nonna alla figlia, ai nipoti. Oggi invece tutto ciò è come se si fosse bloccato. Quindi oggi andare anche a ricercare ricette antiche diventa un problema.
cioè la ricerca è molto complicata. Ecco, per esempio, lui è uno, già un imprenditore che è curioso ed esce fuori dal territorio. Dovremmo essere tutti così. Io, per esempio, l'altra volta sono andato in un mulino che evidentemente non era a pietra ma era d'acqua a Chiaromonte Gulfi, a cercare una farina particolare, mi ha incuriosito questo margherito e l'ho comprato, l'ho portato, abbiamo anche tentato noi abbiamo forno a legna di fare il pane. Leorie ci è riuscito abbastanza bene, sicuramente diciamo che molto meglio di quello che compravamo prima, certamente non sarà ai livelli di Tommaso, però è già un passaggio. Ecco, dobbiamo essere molto curiosi per poter immaginare percorsi chiari, sostenibili e forti, altrimenti rimaniamo nel nostro piccolo e questo sicuramente non ci aiuterà. Questo è molabile, c'è anche una differenza dal punto di vista nutrizionale, ci spiega appunto la differenza tra i prodotti bio e quelli tradizionali dal punto di vista nutrizionale? Ma guardi, da un punto di vista delle caratteristiche nutrizionali siamo là, perché una pesca è una pesca in qualunque modo sia stata prodotta, è quello che c'è aggiunto in sovrappiù al fine di portare un prodotto che incontra, diciamo, il benvolere del consumatore, la forma, l'aspetto, diciamo che è quello che mi attira più del gusto, che è stato detto in questo momento, che potrebbe non corrispondere a quello che promette l'aspetto esterno. Concetto gusto è qualcosa di estremamente complesso. Se lui diceva mi ricordo il sapore di una fragola e oggi stento a recuperarla, a ritrovarla, a un bambino oggi questo tipo di discorso non ha più senso. La fragola ha un sapore neutro, con gli occhi chiusi, se non vedi quello che hai davanti, se non tocchi quello che stai mangiando, difficilmente riusciresti a dire questa è una fragola, perché non ha più quel sapore deciso. Quindi è soprattutto quello che non c'è all'interno dell'alimento, è quello che c'è, diciamo, che l'uomo ha aggiunto per poter portare un prodotto bello, e contemporaneamente quello che la natura ha dato a quel prodotto. Indubbiamente il biologico, lui ha detto due cose che sono fondamentali. La biodiversità ha creato un ambiente in cui ci sono piante diverse che si completano, ci ha messo gli animali, ha accennato anche agli insetti che hanno un ruolo fondamentale nel mantenere questo ecosistema. È un ecosistema che si protegge da solo e che non ha bisogno di una protezione esterna. Più specie noi andiamo a togliere, anche quelli che apparentemente possono darci fastidio, più rendiamo fragile tutto il sistema. Ma soprattutto l'altro aspetto fondamentale è quello della stagionalità. Dicevano i vecchi, qualche vecchio c'è ancora, quest'anno la stagione è in ritardo, per cui le zucchine stanno maturando dopo. Perché? Perché le condizioni climatiche hanno fatto in modo che quel frutto arrivasse a compimento dopo. La verità è che noi, con non tanto il supermercato, ma con la globalizzazione del mercato, abbiamo tolto fondamentalmente tutto il discorso della stagionalità ed abbiamo portato il prodotto in qualunque momento sulla nostra tavola. Se nelle nostre, della qualità del sapore, oltre che della qualità del sapore, anche di quello, noi siamo andati, diciamo, contro natura. Madre natura ci dà certi frutti più ricchi di acqua, con meno calorie, più ricchi di sali minerali durante la stagione estiva, mentre durante la stagione autunnale e invernale ci dà un'altra frutta, banale dico l'esempio, le noci, le mandorle, cioè una frutta che ha una maggiore densità calorica ed ha diversi nutrienti. All'uomo in quel momento serve più acqua e meno zuccheri, servono più calorie e più grassi durante la stagione invernale. Noi abbiamo, diciamo, creato un discorso che va contro il ritmo delle stagioni. Guccini ha cercato di riproporcelo, noi abbiamo tolto completamente quello che è il campo e abbiamo completamente tolto il ritmo delle stagioni. Quello che ci serve, non quando ci serve, ma quello che ci piace per un godimento che non coinvolge tutti i sensi, la vista sicuramente, il tatto se vogliamo, ma altri sensi come quello del gusto, molto molto meno. Adesso vediamo un servizio, mangiare biologico è importante, ma bisogna anche diffondere la cultura del biologico attraverso i media e i social. Vediamo il servizio, grazie regia.
Oggi un'interessante lezione, una formazione per quanto riguarda il caffè, una cosa molto importante che si sta sviluppando molto in Sicilia. Sì, riteniamo che l'aspetto formativo sia uno degli aspetti fondamentali per la crescita di ognuno di noi. Abbiamo approfittato e colto l'invito qui dell'ITS Albatros proprio perché sposiamo entrambi questa idea della formazione. Noi lo facciamo oggi con un corso teorico e pratico sul caffè. Il piacere è quello di condividere con chi comunque come un istituto così importante vuole fare formazione, insomma, questi momenti per noi molto molto importanti. In Sicilia ci sono diversi produttori di caffè, quindi è una tradizione che continua, una tradizione che si trasforma e c'è anche dell'innovazione. Sicuramente, sono molti ormai i torrefattori in Sicilia, molti di questi storici, noi operiamo dal 67 e devo dire che il settore è in continua effervescenza. Per quello che ci riguarda stiamo cercando di ottimizzare tutti i vari settori dove noi operiamo. Lo stiamo facendo con la ricerca e sviluppo che continua, con il nostro laboratorio chimico interno, con la divisione marketing che noi abbiamo, che seguiamo direttamente dall'azienda. Abbiamo, proprio per tornare al discorso formativo, una scuola, la Mock People Training, che si occupa proprio di formazione, fra l'altro centro SCAE, legati anche all'Associazione Mondiale FLEIR. Quindi stiamo cercando sempre di più di innovare, mantenendo un occhio di riguardo su quello che è la caratteristica fondamentale, insomma, la qualità del prodotto, la scelta delle monorigini e quindi la presentazione poi con un'immagine che vogliamo sempre perseguire e quindi attenzionare. E per quanto riguarda il processo di formazione che state realizzando qua all'ITS Albatros, ecco, partire dalle origini fino ai giorni nostri, cosa trattate in particolare? Raccontiamo un po' le leggende che ruotano attorno alle origini del caffè, andando poi sullo specifico, quindi sulla esatta origine del caffè, la provenienza, le sfaccettature sui vari tipi di caffè, fino poi ad assaggiare, ecco qui, la pratica del corso. Due monorigini, una robusta e un'arabica, quindi un caffè che proviene dall'Etiopia e un indiano. In compagnia del professor Umberto Macchi, al quale chiediamo subito quanto è importante relazionarsi con il mondo del lavoro attraverso i social, attraverso appunto questo nuovo modo di comunicare. Beh, direi che è fondamentale in questo momento. Internet è vero che è presente, diciamo, sul pianeta Terra, ma effettivamente su 7 miliardi di persone soltanto, e direi soltanto 2 miliardi di persone possono essere considerati iscritti. Però il dato è estremamente positivo quando si va a vedere invece gli iscritti di questi sui social network. E sono, come sappiamo, Facebook è padrone in questo, sta dominando in questo momento e ha quasi 1 miliardo e 500 mila persone iscritte. Di queste 30 milioni sono iscritte in Italia, quindi se noi italiani siamo 60 milioni e 30 milioni sono iscritti su Facebook, 29 milioni e mezzo, noi capiamo quanto possa essere importante relazionarci in questo strumento. Questi sono dei corsi che preparano al mondo dell'imprenditoria, per cui è importantissimo e fondamentale accostarsi bene a questo mondo della telematica. Sì, assolutamente, anzi io ringrazio la Fondazione Albatros per avermi invitato a tenere questo corso, lo ritengo veramente importante. Questo so che è un corso di congiungimento fra il diploma e la laurea e lo ritengo proprio una messa a terra delle informazioni che vengono date a scuola. Non bisogna usare la teoria e basta, bisogna proprio usarla in pratica, metterla a terra, e qui sul mondo dei social network è facile mettere a terra, cioè provare, testare e diventare quindi imprenditori, professionisti. Vorrei sottolineare anche proprio l'aspetto fondamentale, cioè del personal branding, e cioè all'interno dei social network che si può stare personalmente, ma attraverso la relazione umana ci si può presentare anche professionalmente, e questo fa nell'idea, nella testa dell'altro, un'idea di te. E se ti trova congruo e coerente, o magari appassionato a una materia che ha la stessa materia sua, cercherà di interagire con te e ti avrai modo di interagire col maggior numero di persone. Canada, questa importante battaglia del Gran Antico, questa battaglia contro delle multinazionali che non è facile naturalmente, però voi state portando avanti delle interessanti iniziative in tutta la Sicilia, ce ne può parlare? Sì, ultimamente abbiamo costituito un'associazione che si chiama Simenza, dove raccoglie tutti i produttori, agricoltori, mugnai
panificatori, pasticceri, e poi si è unito tutto il mondo del biologico siciliano. Saremo adesso arrivati quasi 1000 aziende che ruotano attorno a questa associazione, dove ci sono confronti, si parla, si discute, ci si aiuta, a me serve questo, per quell'altro, tutta questa cosa qua. C'è un social network che unisce tutti, e dove c'è questo forum aperto a tutti, perché diciamo, l'obiettivo finale qual è? Intanto fare registrare i grani, perché è un paradosso, noi abbiamo 50 grani, 50 più grani siciliani che non sono registrati, diciamo, perché c'è tutto un metodo di registrazione, perché poi quasi nessuno sa che al centro della Sicilia, Bosco San Marco, c'è la banca dei grani mondiale. Che cos'è questa banca dei grani mondiale? È un posto dove, in delle tecle, cioè vi consiglio di andare a vederlo perché è una cosa bellissima, ci sono raccolte tutte le spighe che del Mediterraneo, ci saranno 2000-3000 spighe dove questo centro li mantengono in vita, cioè hanno dei terreni adiacenti dove piantano il grano, e durante le stagionature viene raccolto e poi viene mantenuto il seme, perché se l'agricoltore gli chiede dei semi di margherito, deve andare alla banca dati e loro ce li devono avere, magari ne danno 20, 30, 40 e poi lui nel tempo li deve piantare andando avanti per fare, diciamo, questa cosa qua. Siamo la regione con più grani. Sì, siamo la regione con più grani, pensate, in Italia saranno circa 140, noi ne abbiamo 50 e passa, la seconda nazione al mondo è l'America, ne ha 7, perciò vedete la differenza. Ma è stato detto, non so se è vero, se corrisponde a verità, che per un periodo addirittura le multinazionali hanno fatto in modo di fare sparire alcuni tipi di grani, tipologie di grani nostri. Sì, naturalmente questo è un movimento che ha scombustolato un po' tutte le multinazionali, perché voi pensate che c'è un subbuglio di gente che mangia integrale di qualità e non trova adesso, non trova in giro, diciamo, adesso De Cecco proprio ultimamente, ieri, avantieri, è uscito con una grossa pubblicità su un giornale nazionale, e le nostre paste integrali con grani antichi, perché c'è tutto questo. Naturalmente bisogna rivoluzionare le macchine, perché è tutto un sistema, diciamo, diverso di lavorazione. Perché, tornando al discorso di prima, i nostri grani non sono riconosciuti? Perché avendo un glutine basso, cioè un tasso di glutine molto basso, per la legge italiana non sono panificabili. Ma noi facciamo il pane tutti i giorni, facciamo la pasta, facciamo cose, e stiamo cercando di fare capire. E fanno meno male dall'altro. Ecco, stiamo cercando di fare capire che tutto è possibile con questi, con questi, anche vengono dei prodotti spettacolari. Cioè, questa battaglia che stiamo facendo, e devo dire che l'assessore all'agricoltura ci sta dando una mano per cercare di classificare questi grani, e devo dire che vedo tutto questo momento che per fare in modo che ci sia più qualità nelle nostre tavole. Naturalmente è anche doveroso dire oggi di essere molto attenti, di aprire gli occhi dove si compra. Io dico sempre, consiglio sempre di chiedere da dove arriva la provenienza dei prodotti, perché incominciano, diciamo, a essere un po' qualche copiati, perché naturalmente, certo, dico, purtroppo sono dei prodotti che costano più degli altri, ma c'è un motivo, perché se in un ettaro di grano moderno si produce 700 kg di grano, in un ettaro di grano antico se ne produce 180-200 kg. Se la molitura a cilindro in un'ora si fanno tot quintali di farina, la molitura a pietra in un'ora si fanno 10-15 kg di farina. Perché purtroppo tutto questo poi alla fine comporta, diciamo, un costo maggiore, però se noi guardiamo durante la giornata possiamo mangiare 2-3 etti di pane, un etto di pasta, cioè poi alla fine incide quasi niente. Se pensiamo ai caffè che prendiamo, alle sigarette per chi fuma, eccetera eccetera, alla fine noi facciamo un piccolo investimento sulla nostra salute, perché realmente vi posso dire che mangiare un pane fatto bene con una farina molita a pietra veramente diciamo, è tutta un'altra cosa. Anzi, mi ha fatto ricordare poco fa il professore ha un aneddoto molto, molto bello, diede a un cliente un filone, dice: io lo porto a mio padre, lui abita in campagna, eccetera eccetera, e niente, comprò questo filone, poi dopo una settimana dice: guardi, sono tornato apposta perché io voglio mandare un saluto da mio padre. Mio padre ha 84 anni, dice, quando gli ho portato il pane, lui l'ha tagliato,
Dice, già l'odore mi ha detto, guarda, sono tornato indietro di 60 anni, 70 anni, perché questo pane mi ricorda quando io ero piccolo. Perciò è vero che chi è datato si ricorda i profumi di questi prodotti che noi abbiamo portato in mano. Dobbiamo essere bravi a farli conoscere a tutti e portarli, diciamo, sulla tavola di tutti. Professoressa D'Orazio, voi siete impegnati per la, diciamo, diffusione della corretta alimentazione, eppure vedo che la scorsa puntata ne parlavamo, che i ragazzi di oggi conoscono più magari tutti i tipi di merendine piuttosto che una zucchina, è così? Sì, va bene. Poi anche nella formazione avete delle novità che magari vorremmo conoscere. Sì, rispondo sia alla piccola provocazione un po' scherzosa che abbiamo fatto insieme. Allora sì, è vero, ancora è molto diffuso l'uso delle merendine, l'uso comunque, diciamo, dei prodotti, chiamiamoli industriali. Dicevo la volta scorsa che per definire bene questa abitudine alimentare, in effetti il dottore Villari ha parlato di un salto, diciamo, di una lunga pausa tra il dopoguerra, gli anni 50 e poi quello che accade successivamente. Credo, le risponderò, dottore Pintaldi, ma occorrerà ancora una trasmissione alla quale non partecipo io, ma persone più idonee. Credo che si possa identificare con una fase di grande trasformazione del paese. Il paese si trasforma intorno agli anni 70 con un accesso piuttosto, diciamo, forte della donna nel mondo del lavoro e naturalmente con un welfare che non è idoneo a questa, diciamo, a questo impegno. Non voglia essere, diciamo, una giustificazione, chi si occupa e si è occupato di storia del paese e anche di varie opportunità sa bene che nasce quella fase in cui il tempo dedicato alla cura sia dei figli che comunque delle persone anziane che vivono in famiglia si assottiglia sempre di più. La donna, come dire, comincia a rivestire un ruolo che è molto impegnativo e che quindi le ruba quello che tradizionalmente era il cosiddetto lavoro di cura. Tu, interessante, ciò la professoressa Cocchiara qua a Messina, la professoressa Cocchiara che io saluto in questo momento, la quale potrà darvi come dire, tutte le notizie in merito, perché apparentemente sembra un fatto trascurabile, ma in realtà è un fatto che ha un'importanza capitale, perché si trasforma l'abitudine, diciamo, familiare, cioè, vorrei dire che anche la famiglia si trasforma, e quindi è questo lasso di tempo molto forte che probabilmente solo in questi ultimi anni registra una inversione di tendenza che io associo, e non mi permetto di dare un parere se non personale, non scientifico, ma associo questo nuovo cambiamento curiosamente alla crisi economica, perché la crisi economica fa sì che intanto molte donne rientrino nell'alveo familiare e quindi lasciano il posto di lavoro, perché voi sapete che le donne sono quelle che per prime perdono il posto di lavoro, quindi questo è un fatto che resiste nel tempo, e poi perché probabilmente la crisi induce nuovamente la famiglia ad essere sostenuta, diciamo, dai nonni, chiamiamoli così, comunque le persone di famiglia. Questo consente un ritorno ad abitudini alimentari un po' più tradizionali, perché si torna al frullato di frutta, magari alla marmellata fatta in casa, eccetera. Quindi è un argomento sul quale si può investire davvero tanto tempo, insomma, richiede uno studio molto attento. Quindi la provocazione fatta un po' scherzosamente tra noi è questa. Se posso proseguire, invece, io ho considerato gli interventi degli ospiti davvero straordinari, interessanti tutti. Torno su quello che è il compito, diciamo, della Fondazione. La Fondazione si può occupare in questo campo di chiamare certamente le eccellenze di ogni settore, e non a caso, ripeto, loro sono nostri collaboratori, il che significa che abbiamo individuato le persone giuste per lavorare con noi. Ma ci occupiamo anche di seguire alcune indicazioni che sono ministeriali. Il Ministero nel maggio del 2015, quindi giusto un anno fa, ha investito, diciamo, è stata la Camera dei Deputati che investe il governo di una mozione che invita in maniera sistemica il Paese ad occuparsi di educazione alimentare. Quindi è una presa di posizione chiara e netta.
da quel momento in poi è ovvio che chi si occupa di formazione, e in particolare di formazione superiore come noi, non può farne a meno. Cioè io dico, noi non possiamo consentire che non si sappia che nel momento in cui mangi le patatine fritte con la maionese, che magari saranno buonissime, comunque tu stai facendo, diciamo, una deroghi a quanto il Ministero stesso, quindi, come dire, è il Paese che si pone di fronte a questa problematica. E io devo dire, così mi fa piacere presentare stasera un progetto al quale noi stiamo partecipando e che prenderà poi forma a partire dal prossimo settembre-ottobre. È un progetto che è stato voluto da un'autorità nazionale, il professore Franco Berrino, che credo tutti sappiate, è venuto tra l'altro qui a Messina l'anno scorso e ha presentato il suo libro alla Camera di Commercio, c'erano 700 persone. Il professore Franco Berrino, naturalmente con altri suoi collaboratori a Milano, e questo progetto viene anche seguito dalla dottoressa Adele Traina e il suo team a Palermo. Il progetto si chiama Cambiamo la mensa. Ecco, già soltanto questo titolo la dice lunga, perché è chiaro che noi dobbiamo lavorare su un settore che riguardi, come diceva d'altra parte il dottore Villari, che lo fa già con i bambini che vanno nella fattoria didattica, cioè una educazione e una attenzione verso tutto ciò che viene in quel momento, diciamo, mangiato, assimilato o osservato, per tutte le fasce, dai bambini alle fasce, io credo che poi quando si arrivi alla fascia della scuola superiore o addirittura come nel nostro caso del post diploma, quindi alla fascia universitaria, non si possa disconoscere o non conoscere questo aspetto formativo. Quindi il progetto avrà certamente risonanza, perché noi cureremo alcuni aspetti, ovviamente terremo al corrente tutti quanti, che riguarderà proprio la formazione nel settore del... perché poi questa formazione produce effetti che il professore Morabito può dire meglio di me, che riguardano alimentazione e salute. Cioè la parola finale di questo lungo discorso è la salute, quindi un'attenzione a questo è imprescindibile per noi. Assolutamente. Villari, tra l'altro diciamo, il biologico si sta comunque diffondendo abbastanza, però ci sono dei problemi per quanto riguarda proprio la produzione, perché come diceva anche Cannata, la produzione del biologico non può essere elevata. Quindi come risolvere questo problema, come cercare comunque di vendere maggiormente il prodotto biologico rispetto a quelli di massa a cui siamo abituati? Ma io direi intanto di non inseguire il mercato. Cioè, se tu vai a inseguire il mercato e quindi insegui la domanda, paradossalmente sarai costretto a produrre tantissimo, e non c'è nessuna possibilità di produrre tantissimo seguendo un metodo biologico. Quindi ricadiamo nel convenzionale e ricadiamo nella sintesi chimica. Noi dobbiamo lavorare molto sull'educazione, cioè tra l'altro devo dire che non solo il signore di 84 anni che ha ringraziato Tommaso Cannata, evidentemente gli avrà detto quel pane che è durato una settimana, quindi sostanzialmente risparmiava, invece di comprarlo ogni giorno perché dopo lo devi buttare, invece comprando un pane buono effettivamente dura molto di più. Anzi, quindi diventa più buono, esatto, quindi non c'è non inseguire il mercato, secondo me è la regola fondamentale. Cioè tu devi cercare di lavorare come se lavorassi con un mercato di nicchia, cercando il più possibile chiaramente di poterlo sviluppare. Io credo però che nell'agricoltura ci sono due fattori fondamentali che purtroppo in questo momento, specialmente nelle nostre zone, latitano. Uno che è la rete, cioè nel biologico non è detto che si può anche creare molto, ma creare molto significa immaginare di unire tanti terreni, tanti piccoli coltivatori biologici, ognuno che vorrebbe specializzarsi in una cultura, in una produzione particolare, e raggiungere un numero abbastanza sufficiente da poter immaginare di soddisfare una clientela. E la rete è uno dei nostri problemi fondamentali. Noi non riusciamo a fare rete, viviamo sempre isolati. Forse ultimamente diciamo che proprio l'esperienza dei grani, piuttosto che altre esperienze, che secondo me solamente nell'agricoltura possono sperare di svilupparsi, perché l'agricoltura è anche relazione, socialità, convivialità, è uno, come dire, unirsi nel sacrificio. Quindi se noi riusciamo a sviluppare la rete, forse riusciamo anche ad aumentare le nostre produzioni biologiche. Il secondo aspetto è, io ho sempre paura,
anche quando le donne tornano a casa perché sono ritornate dal posto di lavoro, che faranno sicuramente il frullato di frutta, ma di quale frutta? Cioè non basta creare l'educazione o la formazione del consumatore, la consapevolezza nel consumatore, perché il consumatore può diventare bravissimo, ma abbiamo il problema del produttore. E allora il produttore è il famoso contadino. Primo, dobbiamo convincere a fare i contadini, perché io ho seguito sempre queste famose battaglie contro la cementificazione, contro lasciamo la campagna, ok, lasciamo la campagna, ma non possiamo lasciare una campagna abbandonata. Perché meglio, la campagna piuttosto che il contadino, l'imprenditore agricolo, che già suona meglio. Io lo chiamo contadino per passione. Imprenditore diciamo. Agricolo, suona meglio. Allora, voglio dire, noi la campagna non la possiamo lasciare abbandonata. Cioè non costruiamo perché voglio dire poi lasciamo abbandonare. Noi dobbiamo dire che con quel modello di sviluppo si può fare occupazione e lavoro e anche reddito. Quindi la prima battaglia da fare è che l'agricoltura è un'arma in questo momento, secondo me, un modello di sviluppo che noi dovremmo cercare di portare avanti. Io la definirei, perché l'altra volta leggevo un articolo e mi ha fatto molto riflettere, una piattaforma. Cioè paradossalmente noi negli anni passati, proprio quando si parlava di questo boom economico, ci siamo avvicinati alla innovazione, alla tecnologia, all'industria e difficilmente abbiamo abbandonato chiaramente i campi. Oggi invece se pensiamo all'agricoltura moderna, in realtà è una piattaforma che dà possibilità a sviluppi industriali incredibili. Ieri a Catania c'era un convegno, c'era questa famosa fiera, c'era un convegno sulla canapa, gli usi della canapa in campo industriale sono incredibili. Cioè forse la terra e l'agricoltura è uno dei pochi settori, se non l'unico, che può avere una piattaforma che si lega all'industria, all'innovazione, alla tecnologia. Non è così viceversa. Cioè l'industria non torna alla terra. Quindi dobbiamo creare, oltre la rete, dobbiamo creare la consapevolezza che questo è un modello di sviluppo che può dare reddito. E allora tanti piccoli produttori biologici potranno nascere tanti piccoli contadini, sapere le persone, tra l'altro io direi anche oggi, apriamo il giornale, c'è la crisi delle industrie, delle società e delle imprese, l'unico settore trainante è l'agroalimentare, ma lo dicono i numeri, non è che lo diciamo noi. Se noi riusciamo a creare questo meccanismo, è chiaramente qua il pubblico deve essere, oltre alle indicazioni che chiaramente arrivano dal Ministero sull'educazione alimentare, che va benissimo, perché se più educhi ci sarà più richiesta, se c'è più richiesta qualcuno si farà la domanda, ma perché non soddisfiamo questa richiesta, quindi alla fine voglio dire si creerà. Professore Morabito, a proposito di quanto detto poco fa dalla professoressa Dorazio e dal dottore Villeri, quale mezzo si potrebbe utilizzare per diffondere la buona cultura dell'alimentazione, quindi evitando le diete fai da te che fanno malissimo, e soprattutto la buona alimentazione? Forse bisognerebbe coinvolgere a pieno titolo il Ministero della Salute, della Sanità, e cercare di diffondere magari degli opuscoletti già ai bambini della scuola primaria. Tanto si risparmierebbero molti soldi, perché poi la salute, i costi della salute sono maggiori. Allora, il motivo della mia collaborazione con l'ITS Albatros è in relazione a questa apertura del Ministero, che è quella della cultura e dell'alimentare, dei rapporti fra alimentazione e salute. Il tentativo è quello di passare, diciamo, dai principi di nutrizione, ma soprattutto il rapporto che corre fra alimentazione e salute. Creare conoscenze, ma soprattutto coscienza in quello che non è soltanto per l'uso suo personale, perché è un divulgatore di un messaggio, perché lo farà proprio e lo trasmetterà con quelle pratiche, che è quello di andare con amore, senza l'antichittogramico, cioè vedere quella fragolina che cresce, vedere quel pane che lievita mano a mano, è un sapere che trasferisce a quello che poi sarò io, il consumatore finale. Questo modulo, che doveva essere inizialmente un modulo di dieta mediterranea, diciamo che l'abbiamo un po' trasformato. Come definire la dieta mediterranea? Prima del 14 settembre del 2010 era fatta di pasta, di pane, di olio, di frutta, di verdura, di pesce. Dal 14 settembre del 2010 le cose sono inevitabilmente cambiate. Non mi interessa più il prodotto in quanto tale, un bene tangibile, perché è un patrimonio immateriale. Patrimonio dell'umanità.
è l'insieme di pratiche, di conoscenze che si tramandano di padre in figlio. Questo è il gap generazionale sicuramente che c'è e che segue il cibo dalla produzione fino al momento in cui lo consumo e soprattutto come, in che modo lo consumo. Questo è l'elemento fondamentale. Fare prevenzione. Il Ministero della Salute è attivamente impegnato su questo. Tenga conto che anche in Sicilia i direttori generali, tra quelli che saranno gli obiettivi, quello su cui saranno valutati, c'è la promozione della salute. Indubbiamente ogni ASP in Sicilia cercherà di fare quello che può con le risorse che ha a disposizione. Tenga conto che il campo è enorme, non è soltanto il problema dell'alimentazione, laddove cominciano a comparire anche degli abusi, questo sicuramente da un punto di vista come si produce il vino, come si consuma il vino, quando si consuma la birra che apparentemente è un prodotto che non c'è nella dieta mediterranea. Ci può entrare in quanto espressione di un territorio, in quanto espressione di una cultura che ci tramandiamo di padre in figlio. È un recupero sicuramente. Prima iniziamo meglio è, fa bene lui a cominciare dai bambini, ma se volessimo fare veramente prevenzione dovremmo iniziare, se iniziare significa, dall'inizio. E allora la donna è in gravidanza, momento in cui ci sono tutta una serie di finestre biologiche in cui l'impatto con gli alimenti, con alcuni nutrienti, con distruttori da un punto di vista endocrino modificherà quello che sarà il prodotto finale, questo feto. Però se facciamo prevenzione ora, il risultato rischiamo di averlo fra 50 anni. 50 anni nel momento in cui io non avrò un feto con una malnutrizione per eccesso. Lo potremmo avere anche a distanza di un paio di mesi nel momento in cui non avrò una malnutrizione per difetto, con rischi per la gravidanza e per il periodo perinatale. Se mi permettete vorrei aggiungere una cosa. Tommaso diceva 53 grani, di tutti questi nella banca abbiamo il DNA, sappiamo quanti geni hanno, che sono sicuramente molto di meno di quelli che oggi definiamo i grani moderni. Ma solo di 13 sappiamo quale effettivamente è la composizione. Questo è una qualche cosa che dobbiamo cercare di recuperare, mettere insieme conoscenze, togliere gelosie. Non c'è rete, professore, non ci sono distretti produttivi, sarà un problema politico, però quanto può entrarci quello che è l'individualismo e la mancanza di fiducia nel prossimo del siciliano? Se ci mettiamo insieme a recuperare veramente come sono fatti, la Tumminia, che diventò famosa con il pane nero di Castelvetrano, dove ce n'è non più del 35%, non è che non ha glutine, il glutine ce l'ha. Qualcuno ne ha di meno rispetto alle farine, diciamo, commerciali, chiamiamole tra virgolette in questo modo. La Tumminia ne ha di più, ma l'indice glutinico, in virtù di tutto quel processo tecnologico, è sicuramente molto di meno. Questa è la settimana della celiachia. Io faccio parte di una società scientifica, che è la Società di Dietetica e Nutrizione Clinica, insieme ai gastroenterologi stiamo tenendo uno sportello telefonico. La maggior parte delle domande, oltre l'80%, non sono finalizzate a sapere della malattia celiachia. Chi ce l'ha lo sa, chi ha avuto un sintomo è stata diagnosticata o eventualmente esclusa. L'80% delle domande riguardano l'ipersensibilità al glutine, questa condizione nuova dove non ho la malattia ma ho una tollerabilità limitata che viene superata da che cosa? Da una sovraesposizione, che è la quantità di glutine, quella che c'è in alimenti che non l'hanno mai contenuto e che viene aggiunto dall'industria per avere quel prodotto che possa durare nel tempo, che sia organoletticamente migliore, che ha bisogno di essere pompato. Il ritorno ad un'alimentazione che ha un giusto tenore di glutine sicuramente ci toglierà tutta una serie di problemi e tutta quella serie di colonpatie, tra virgolette, questo sicuramente. Poi c'è un altro problema però, perché gli dura una settimana il filone di pane, però sicuramente quel signore, visto che l'ha beccato, se l'è mangiato prima e allora a quel punto è arrivato. Bisogna anche vedere la quantità.
Quindi prodotto buono, la giusta quantità. Sì. Allaccio a quello che ha detto lei. Io ho sofferto per tanti anni di rettocoli dolce rosa, perciò tutti i cortisone, eccetera, eccetera. Perciò sono andato a indagare quale potessero essere le cause, anche con l'aiuto dei medici e tutte queste cose. E ho capito che l'alimentazione poteva essere, diciamo, un fattore di questa situazione qua. E naturalmente, allora spiegami una cosa: tanti non sanno cosa significa glutine. Glutine in latino significa colla. Cioè noi partiamo da un presupposto: più glutine c'è, più colla immettiamo nel nostro corpo, vero professore? Cioè quando attaccandosi, poi se io sbaglio lei può dire, tutto quello che noi andiamo a mangiare, pane, merendine, pizza, eccetera, eccetera, più glutine ha, più naturalmente nel nostro organismo si attacca alle pareti intestinali. Perciò il microbiota per distaccarle deve fare un lavoro tutto abnorme di questa situazione qua. Perciò naturalmente alimentandoci giorno dopo giorno in tutto, la mattina col cornetto c'è glutine, il pane c'è glutine, c'è una sola esposizione, c'è tutto questo qua, diciamo, con la quantità, come giusto diceva il professore, andiamo fuori, diciamo, della linea, diciamo, giornaliera, del fabbisogno giornaliero che potremmo fare. Ma siccome c'è l'abuso di glutine, perché per sistemare tutte le farine, cioè il grano macinato che può venire dalla Croazia o adesso non so, da qualsiasi parte del mondo, che è un grano scarso, che magari è rimasto fermo nelle navi per 8 mesi, 10 mesi, 12 anni, cioè, o 14 mesi, per sistemarlo mettono acido ascorbico, mettono enzimi, mettono glutine, mettono tutte queste cose per fare di una farina scarsa una farina, diciamo, panificabile. Però questo viene tutto a danno di chi lo mangia. Certo. In tempi brevi. Questa è la risposta, la diamo subito dopo il servizio. Andiamo un attimo al servizio, e a proposito di tutto quello che abbiamo detto finora anche con Cannata, vediamo appunto questo servizio sui grani. Siamo qui, insomma, per questo progetto e ho il piacere di portare, insomma, quello che so fare meglio, ovvero il lievito madre, e quindi diciamo che la mia opera è un po' quello di divulgazione, quindi dell'utilizzo del lievito madre in unione a delle farine, in questo caso siciliane, perché appunto siamo nel territorio siciliano, e di far conoscere appunto la grandezza, insomma, l'importanza dei prodotti che appunto questa regione offre. E quindi abbiamo fatto 2 giorni di corso, 3 giorni in realtà. Oggi faremo la pasta fresca con la farina di Tuminia e la semola rimacinata, ma abbiamo fatto precedentemente 2 corsi, 2 giornate in cui abbiamo fatto dei pani, delle brioche con il lievito madre in unione al lievito ai grani antichi siciliani. Quindi parliamo di BD, parliamo di Tuminia, parliamo di Perciasacchi, e chiaramente un po' venendo da Bologna mi fa sorpresa, come dire, vedere che magari sul territorio ancora c'è un po' da lavorare sulla divulgazione, sull'utilizzo di queste farine. Sappiamo che lei ha pubblicato anche dei testi che sono molto importanti appunto per la divulgazione e per la cultura della buona alimentazione. Sì, esatto, è appena uscito nel dicembre del 2015 il mio ultimo libro, dove un'attenzione particolare è sul lievito in associazione appunto con i grani antichi. Grani antichi che in quel caso, nel caso appunto del libro, non sono solo siciliani, c'è una buona fetta, insomma, dei vostri grani, ma dove ho trattato e cercato aziende agricole autentiche che andassero appunto a fornirmi, a farci conoscere questi grani. Bisogna prendere, secondo me, coscienza, non avere paura di cambiare, quindi di proporre cose diverse, cioè diverse, quelle che si facevano un tempo. Ovviamente il vantaggio di adesso qual è, secondo me, dal mio punto di vista, è che abbiamo dei prodotti antichi, però utilizzati con una tecnologia moderna. Adesso con le tecniche appunto che io divulgo, ma che anche i panificatori, diciamo, che si approcciano ai grani antichi adesso hanno, si possono ottenere dei prodotti fantastici. E quindi dico, riappropriamoci di questi prodotti che sono migliori di quelli magari di un tempo dove la tecnica era meno presente. Il professore Morabito voleva fare una precisazione, prego. Indubbiamente il problema dell'aggiunta di glutine ha un significato, che è quello di accelerare enormemente quella che è la lievitazione. Sono tutti tempi risparmiati
e non è un problema, diciamo, di una patina che vada a creare all'interno dell'intestino. Indubbiamente è pure vero che con la sovraesposizione, ma soprattutto con la riduzione di fattori protettivi, non dimentichiamoci, cioè, questa alimentazione è raffinata nella pasta, è raffinata nel pane, ma è anche un'alimentazione in cui, dico, abbiamo definito dei corollari della dieta mediterranea, ma il consumo di verdure è diventato estremamente ridotto, sia che la donna sia rientrata forzatamente purtroppo perché ha perso il lavoro, oppure perché non c'è, perché c'è un tempo per l'approvvigionamento e un tempo anche per quella che è la preparazione. Fermo restando che in linea di massima l'approvvigionamento di frutta e verdura avviene, nella migliore delle ipotesi, a cadenza settimanale. Io non ho più il tempo di andare né alla fattoria né al mercato ortofrutticolo sotto casa. Mi approvvigiono dalla grande distribuzione settimanalmente e quelli che sono gli elementi, vitamine soprattutto, antiossidanti che dovrebbero avere l'effetto protettivo, si sono persi strada facendo giorno dopo giorno, anche se li ho conservati nel comparto giusto, nel frigorifero. Quindi è questa somma di fattori che indubbiamente si ha una predisposizione. In quel caso parliamo di una patologia autoimmune, anche nel caso della celiachia è una patologia autoimmune, dove delle giunture a livello intestinale si allargano, consentono il passaggio intatto di che dalla nasce tutta quella che è la, diciamo, un effetto che non è soltanto quello a livello gastrointestinale, ma sulla crescita, è tutto un corollario che è extra intestinale, va dall'anemia, dall'osteoporosi e così via. Maestro Cannata, poco fa avevamo preso un argomento abbastanza interessante, quello della farina 0, 0, 0. Noi siamo stati abituati, ci siamo alimentati con questi prodotti, diciamo, di tipo industriale. Lei si è battuto appunto per la grossa presenza di glutine in queste farine. Ci vuole spiegare la differenza che esiste dal punto di vista nutrizionale, dal punto di vista proprio salutare, della farina 00 o dei prodotti industriali a quelli artigianali e prodotti con farine di tumminia e farine del nostro grano? Bene, naturalmente, come avevo detto poc'anzi, immaginatevi un chicco. Tutto quello che è integrale viene preso il chicco, macinato e poi diventa farina, ma c'è la stessa cosa anche col riso, con lo zucchero, la stessa cosa, tutto quello che è raffinato viene presa la parte interna del chicco. Cioè la parte interna del chicco, la struttura, sono più che altro zuccheri. Perciò a livello nella digestione abbiamo un alto picco glicemico, naturalmente, che è dovuto a tutto questo, diciamo, immersione di zuccheri, più zuccheri, cose che mangiando, diciamo, i prodotti integrali non avviene. Naturalmente poi c'è la fibra che aiuta a digerire, che tanto, diciamo, che fa bene. Naturalmente è scientificamente provato, e questa è un po' una lacuna che abbiamo noi, che abbiamo fatto tante cose, forse quasi non siamo bravi a fare sapere alla gente gli studi fatti all'università, dove si evince che realmente questi prodotti fanno bene. O sono nascosti dalle lobby, ovviamente le multinazionali hanno avuto tutto l'interesse a contrastare queste idee. Per questo diceva la Scialdone, poc'anzi dice io mi meraviglio, dice noi, io sono di Bologna, cioè noi al nord, Bologna, Milano, Verona, Torino, cioè fatichiamo, cioè, per avere queste farine, cioè, perché cioè, se no le abbiamo scoperte dopo, cioè, siamo entusiasti, cioè, la gente, facciamo i corsi, la gente nei panifici vengono, cercano questi prodotti perché, cioè, hanno capito realmente, perché ci sono degli studi da dove si capisce che realmente fanno bene. Poi magari in Sicilia, che ce li avete a portata di mano, magari li sfruttate meno o li conoscete meno, e naturalmente forse noi siamo ancora, dobbiamo migliorare nel far sapere alle persone realmente la differenza che c'è tra un pane comune, volgarmente chiamato, e un pane fatto con grani antichi. E questo è importante, perché mangiare integrale, ma è che quello che mangiavano i nostri avi, cioè prima dell'arrivo dell'avvento delle farine raffinate, che sono arrivate in Italia nel dopoguerra, cioè noi per millenni ci siamo nutriti con queste farine, perciò si faceva tutto con i grani macinati, perché
ognuno aveva l'appezzamento di terra, nei paesi c'era il lievito madre che si passavano da famiglia in famiglia durante la settimana per fare il pane, si macinava il grano e si faceva con quella farina là, si faceva il pane. E questo è quello che facevano i nostri nonni. Poi naturalmente con l'avvento di queste farine super raffinate per dare un pane più leggero, però è tutta una cosa un po' gonfiata, un po' tutta una cosa anomala che abbiamo visto nel tempo che non fa bene. Questo è tornare, diciamo, alle nostre origini, far conoscere diciamo a noi ormai che abbiamo una certa età, ma ai nostri figli, come diceva il professore, cioè cercare di cominciare da quando, diciamo, cioè nel grembo, cioè alimentare con prodotti sani, perché mangiando bene stiamo meglio e abbiamo meno bisogno della sanità. E un'altra cosa, ho cercato un incontro con il ministro della sanità per parlare dei grani antichi. Mi hanno accolto, devo dire, dottor Ruocco, che è il braccio destro del ministro, e mi ha concesso mezz'oretta, diciamo, della sua, e mi ha detto, insomma, dove io ho potuto parlare dei grani antichi, dicendo che secondo me se si mangia prodotti fatti con grani antichi, pane, pasta, eccetera, eccetera, si può avere un beneficio salutare e può essere anche un beneficio per, diciamo, per l'economia dello Stato, insomma, perché si spenderebbe di meno in prevenzione, diciamo, in malattia, cioè investire in prevenzione potrebbe essere in salute. E loro hanno detto che a settembre sembra che faranno un convegno in Sicilia proprio per capire meglio di questi grani antichi. Professor Oraccio, è importante appunto l'educazione, come abbiamo detto finora, è importante la comunicazione ed è importante anche unire, come abbiamo sentito nel servizio, anche appunto questi grani antichi, queste tradizioni con le nuove tecnologie e quello che poi anche voi cercate di fare formando i ragazzi alle ITS Albedo. Sì, intanto io rispetto, diciamo, a quanto abbiamo detto fin qui, sono abbastanza ottimista per quanto riguarda il futuro per tutta una serie di ragioni. Innanzitutto perché c'è, come vedete, una grande attenzione, in fondo noi quattro interlocutori ci stiamo occupando del problema, naturalmente a seconda delle nostre specificità, quindi io ritengo che il momento sia importante, positivo. Il nostro percorso si occupa, oltre che lo studio, diciamo, delle singole filiere, quindi dei fatti attinenti a ciascuna produzione, si occupa anche proprio delle tecnologie. E in questo senso noi cercheremo di fare in modo che i nostri corsisti vadano a incontrare, a visitare aziende di un certo rilievo, naturalmente nazionale se non internazionale, perché tecnologie importanti, al di là naturalmente di quello che riguarda la piccola azienda di produzione, le tecnologie importanti sono in alcune regioni, in particolare del nord. E addirittura in alcuni luoghi in Piemonte, per esempio, c'è un esperimento interessante che mi ha colpita e quindi vorrei andare a farlo vedere ai nostri ragazzi, che dal biologico, quindi dalle canne, si produce un polimero che fa raggiungere, diciamo, la produzione di bottiglie di plastica senza che ci sia assolutamente la presenza del petrolio. Quindi questo mi ha già colpita, ecco, secondo me sono questi settori di ricerca anche di nicchia che vanno portati a conoscenza dei nostri corsisti. Per quanto riguarda l'aspetto della consapevolezza, io credo che in fondo noi rappresentiamo già una rete e quindi do perfettamente ragione al dottore Villari, bisogna fare rete sicuramente. La rete costituisce un beneficio infinito, appunto ammortizza i costi consente produzioni a più ampio raggio. Io posso testimoniare che quanto noi stiamo facendo produce degli effetti benefici sui ragazzi. Abbiamo sondato sia la classe di Palermo che quelle di Messina. Già su Palermo tre ragazzi hanno espresso il desiderio di tornare all'agricoltura da contadini, come dice il dottore Villari, o da piccoli imprenditori, perché alcuni possedevano appezzamenti di terreno. Alcuni dei nostri esprimono lo stesso desiderio. Quindi io credo che proprio lavorare insieme in questo settore con una consapevolezza sempre più forte produrrà
effetti positivi. Poi vanno riportati a galla gli esempi virtuosi, che possono essere appunto quello di una coltivazione biologica, come nel caso del dottore Villari. Alcune scuole, io ad esempio ho una nipotina di 7 anni e mezzo, ci va ogni mese una, chiamiamola nutrizionista, la quale insegna loro, non so, che devono mangiare i legumi piuttosto che le verdure. Sono tutti piccoli esempi che però danno il senso di un cambiamento. Il paese sta tentando di voltare pagina rispetto a quei famosi anni 70 e 70-80 di cui abbiamo parlato, il famoso periodo delle merendine. Certo, c'è naturalmente da contrastare alcuni aspetti. Ascoltavo l'altro giorno in televisione, sapete che c'è questa contestazione all'accordo mondiale sul progetto americano, che vorrebbe, come dire, eliminare le barriere doganali, anche le leggi, diciamo, uniformarle. Benissimo. E quindi creare, ecco, anche meno sicurezza dal punto di vista. Esattamente, questi sono fenomeni con i quali naturalmente noi non possiamo, come dire, avere una forza, perché non siamo dei politici, e quindi lì il problema mondiale è veramente molto, molto severo da affrontare. Certo, io penso che invece una oculata attenzione ai prodotti come dire, biologici o comunque coltivati e consumati nella maniera dovuta consentirebbero di sfamare il mondo, il pianeta, così come diceva l'Expo. Infatti. Villari, ovviamente questi grani hanno bisogno di essere, insomma, trattati in maniera esclusivamente biologica. Questi 52-54 tipologie che noi abbiamo presenti in Sicilia, dico, ma si potrà diffondere poi questa coltivazione o rimane soltanto a suo avviso un'utopia? No, ma di fatto già avviene. Uno dei, sicuramente il capostipite di tutto questo movimento, che è Giuseppe Di Rosi, già nella nostra provincia a Longi hanno creato grandissime piantagioni di grano, che per la prima volta non si vedeva nei Nebrodi da tantissimo tempo, per cui tutto questo già funziona. Diciamo che grazie veramente a dei contadini coraggiosi, a questi eroi, chiamiamoli così, effettivamente funziona. Quindi io non sono preoccupato di questo, ribadisco. Anzi, la dottoressa Scialdone mi suggeriva, così come il professore Morabito, mi suggerivano due, e le faccio mie. La prima è che se noi riusciamo a trasmettere questo concetto, togliamo il concetto del sudore all'agricoltura e gli diamo un concetto molto innovativo, molto tecnologico. Si può fare agricoltura anche 2.0, voglio dire. Cioè, dobbiamo far percepire ai ragazzi che tutto il lavoro chiaramente è fatica, però voglio dire, oggi la possiamo fare in maniera molto moderna. Non c'è questo retaggio storico per cui l'agricoltura era quasi emarginazione, piuttosto che uno status sociale molto basso, piuttosto che fatica, sudore, lo dobbiamo comunque combattere, e questo lo possiamo combattere dal punto di vista, dico, educativo e della formazione. Così come dico che dal punto di vista della formazione e anche dell'informazione dovremmo anche, il professore Morabito è stato accentrato il problema, il chilometro zero, tutti sì, un termine comunemente abusato ultimamente, però il chilometro zero non è un fattore esclusivamente di distanza fisica da un posto a un altro, è anche una questione temporale. Se io raccolgo un prodotto alle 9 del mattino e lo metto a tavola in pentola alle 12, ha le proprietà organolettiche al 100%, dopo 2 giorni ce l'ha di meno, dopo 3 giorni ancora di meno, fino a non averne nulla. Per cui direi, primo, non facciamo una spesa settimanale, perché è paradossale che si va al mercato, dove ci sono anch'io, lo dico, e la domenica a Piazza del Popolo, e facciamo la spesa per tutta la settimana. Ma già questi prodotti sono stati raccolti un giorno prima, se non 2 giorni prima, li teniamo in frigo per altri 7 giorni, non abbiamo concluso assolutamente nulla, cioè ci siamo allontanati dal supermercato per ricadere praticamente dalla padella alla brace, in maniera diversa, però sempre dalla padella alla brace. Allora, quando ci sono le possibilità di avere aziende agricole, fattorie, comunque vicini di casa, e poter comprare ogni giorno, secondo me questa è la soluzione migliore. Ricaviamoci lo spazio temporale di fare 10 minuti, un quarto d'ora alla spesa. Quando la gente avviene la mia in azienda e incomincia a correre, già mi fa venire l'ansia, cioè mi trasmette l'ansia, detto, fermati, calmati un attimo, sei in campagna. E allora noi dovremmo
che poi, voglio dire, ha delle fondamenta esclusivamente salutistiche, voglio dire. Cioè, noi dovremmo incominciare ad educare anche le persone. Il chilometro zero è un termine importante, avrà un significato il chilometro zero. Lo dico perché molte volte anche nel commercio etico, noi, specialmente nel commercio equo solidale, molte volte noi compriamo frutta esotica che è stato in viaggio per 10 giorni, attenzione, che forse è anche il meno peggio di quanto ci possa offrire la grandissima distribuzione. Noi dobbiamo essere molto cauti, informati, capire alcuni meccanismi e soprattutto dobbiamo essere recettivi, cioè ci dobbiamo aprire. I nostri retaggi, i nostri pregiudizi devono cadere quando soprattutto si tratta della nostra salute. Se Berrino viene e c'è una camera di commercio piena, e chiaramente, voglio dire, un significato ce l'avrà. Ormai siamo quello che mangiamo. Ormai chi in famiglia, un amico, comunque ci ha dimostrato che effettivamente la nostra alimentazione ormai è diventata la salute. Quindi cerchiamo anche di fare la spesa in maniera diversa e capire alcuni meccanismi. Solamente così, voglio dire, portiamo anche a tavola le informazioni e conoscenze per i nostri e chiaramente i nostri figli. Professore, lei la conclusione, perché la dieta mediterranea è sempre la dieta migliore, perché sappiamo che ultimamente ci sono tantissimi tipi di diete, ecco, cercare di dimostrare alle persone perché effettivamente la dieta mediterranea è quella migliore in assoluto. Il problema di fondo è se ci riferiamo ai corollari e sono delle conoscenze che poi non vengono applicate, è chiaro, diciamo, che la dieta mediterranea fallisce, nel senso che non viene assolutamente fatta. Nel momento in cui invece siamo sicuri che quello stile alimentare, ma anche uno stile di vita, viene applicato, anche gli studi recenti, negli ultimi anni il numero di pubblicazioni scientifiche sulla dieta mediterranea è aumentato in maniera veramente esponenziale, siamo veramente sul pezzo. Tutela della salute, recupero della salute, longevità, questo sicuramente, greci, spagnoli. Ovviamente molti di questi studi vanno presi un po' con le pinze e verificato, perché nel momento in cui parlo di olio d'oliva devo anche sapere se un olio extravergine di oliva, come si è ottenuto quell'olio, anche questo, per cui nel momento in cui in Spagna sostituiscono l'olio con l'olio extravergine e si rendono conto che c'è un beneficio su alcuni parametri ematici, sicuramente è perché stiamo utilizzando prodotti completamente diversi. Il problema grosso in questo momento è che, siccome nonostante tutto sullo stile, vuoi per quantità e qualità di alimenti, ma soprattutto per quello che è il ridotto movimento, c'è una popolazione che è sempre più in sovrappeso, il desiderio qual è? La fretta non è soltanto quando si compra al mercato, quando si compra in campagna, e quando si vorrebbe comprare anche oggi per domani, una netta riduzione ponderata. Allora nascono tutta una serie di diete, alcune delle quali possono anche avere nel breve tempo un loro significato, però se li confronta alla distanza, mette questi cavalli al nastro di partenza. Una di queste diete dissociate per proteiche nei primi mesi può essere leggermente in vantaggio, a 6 mesi pareggiamo, all'anno il cavallo che vince è il cavallo della dieta mediterranea, se ha recuperato veramente quello stile di vita, diciamo, è quello che tutto il mondo ci invidia, ma indubbiamente le spinte economico-commerciali sono talmente tante e là siamo veramente limitati. Contemporaneamente lui accennava a un discorso che è estremamente importante sui grani. Sappiamo qualche cosa di sicuro nel momento in cui c'è una biologia quantistica, cioè faccio un esperimento, lo confronto per l'uomo sull'uomo. Contemporaneamente quello, diciamo, lui parlava di zuccheri dopo l'alimentazione, l'indice glicemico di un alimento, noi lo sappiamo per il pane bianco, però non lo sappiamo per il pane fatto con grani antichi. In questo momento c'è un movimento che vede sull'indice glicemico, anche perché non si conoscono, ma ci sono gli studi. C'è un movimento che vede nella mia società sia la Sicilia che la Puglia, che è un'altra regione che ha anche parecchi grani antichi, dal senatore Cappelli, che è stato, diciamo, da recuperare. Il senatore Cappelli non è un grano antico, perché il senatore Cappelli nasce nella prima guerra mondiale, cioè fatto proprio, dato il nome,
al senatore che aveva recuperato l'autorizzazione a coltivare questo grano che ci vogliono dei controlli anche in questo senso. Al di là del discorso dei controlli, diciamo, è quello di capire veramente come si modificano alcuni parametri in modo tale che possa avere la possibilità domani di avere un'indicazione salutistica in più. L'elemento fondamentale a cui accennava lei, c'è l'offerta in relazione a quella che è la richiesta. I panificatori, lo vedo come ultimo anello di questa catena, hanno, non dico un disciplinare, ma un codice morale che consenta di fare in modo che il pane che esca da tutti i panifici sia solo ed esclusivamente con questi grani. Miscele più o meno dichiarate tutti questi grani. Speriamo che sia così. Noi dobbiamo chiudere, ringraziamo il professore tantissimo per essere stato con noi, ringraziamo l'imprenditore Villari, la professoressa Dorazio, ringraziamo Tommaso Cornata, vi lasciamo poi con un servizio all'altro professore sulla dieta mediterranea e speriamo di vederci presto. Grazie a voi. Con la dottoressa Adele Traina, biologo nutrizionista che collabora con l'Albatros, in qualità di che cosa? Allora, io mi occupo di alimentazione e nutrizione. Da moltissimi anni collaboro con l'associazione Albatros nel percorso di insegnamento a questi tecnici agroalimentari. Questa qualifica, c'è proprio un modulo che è dedicato alla salute e alla prevenzione. Oggi la ricerca scientifica non ha dubbi sul ruolo dell'alimentazione, diciamo che è la variabile più potente nel bene e nel male nel influenzare la nostra vita. E tutto questo è stato confermato negli anni da studi importanti a livello internazionale e nazionale. E gli studi Diana, lo studio EPIC, lo studio Mediet, sono dei baluardi che portati avanti all'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ci confermano come non ci sono dubbi per quanto riguarda la prevenzione delle malattie. In modo particolare, pensate che intervenendo solamente su attività fisica, il fumo e l'alimentazione, si potrebbero diminuire dell'80% approssimativamente le malattie cardiovascolari, del 75% il diabete, dal 40 al 50% tutti i tipi di tumore. La domanda nasce spontanea: le nuove generazioni, che purtroppo non sono state mai molto attente all'alimentazione come sappiamo negli ultimi anni, in questo momento cosa fanno? Ci badano all'alimentazione? Allora, il rischio è che non solo la nuova generazione, ma la dieta mediterranea, che dieta è non dieta come siamo abituati a un concetto di sacrificio, dieta è dieta, corretta alimentazione. Noi che in Sicilia abbiamo questo bene enorme di avere un'alimentazione sana e buona, dico, noi dobbiamo cercare di diffondere il più possibile. È molto difficile perché hanno fatto un'inchiesta e hanno visto che moltissime persone proprio sconoscono quello che è il concetto di base della dieta mediterranea. Alla base i legumi, alla base i cereali integrali, per la maggior parte non raffinati, sono tutte le cose che le nostre nonne o la generazione, la frutta, la verdura, i semi e il pesce, è ogni tanto il pesce azzurro, quello che noi ancora possiamo avere, il pesce povero e qualche volta un poco di carne. Dico perché questi elementi sono alla base dei nostri progetti. Il mio ruolo è di supporto all'ITS, in questo momento al progetto che stiamo portando avanti con la professoressa, con la dottoressa Traina, e quindi svolgerò insieme ai ragazzi, agli allievi, delle attività di laboratorio che verteranno proprio sulla cucina salutistica, diciamo. Salutistica senza però essere povera in contenuti di gusto, di sapori, di colori, di profumi. Vogliamo dimostrare come, pur partendo dalla
da basi della nostra tradizione, della tradizione siciliana, e con il rispetto della materia prima e degli ingredienti e la consapevolezza che quello che usiamo ha una storia e soprattutto non è mai il risultato di un acquisto affrettato, ma di un acquisto che va studiato e direi quasi un atto d'amore. Allora, facendo sì che questo avvenga, si ottengono dei risultati ottimi senza utilizzare ingredienti che arrivano magari non si sa da dove, senza nessun criterio di consapevolezza da parte di chi lo lavora. Secondo me, appunto, questo della consapevolezza è adesso è un dovere non solo per chi come me lavora in questo ambito, ma per chiunque mette da mano al cibo, diciamo, anche la classica casalinga o la persona che si accosta al cibo per consumarlo o prepararlo per altri ha un dovere nei confronti di se stessi, della propria salute e della salute degli altri. Passiamo ora alla seconda parte della nostra trasmissione. Abbiamo l'onore di avere ospite con noi il dottor Vincenzo Caputo, che è un funzionario dell'INPS di Messina ed è anche studioso di economia e storia, che ha realizzato un interessantissimo studio diciamo, confrontando il nostro sistema pensionistico con quello di altri paesi ed è arrivato a delle conclusioni, devo dire, quasi rivoluzionarie, perché contraddicono quelle che sono, diciamo, in questo momento le teorie maggiori che parlano di una non possibile flessibilità del sistema pensionistico, mentre lui invece ha visto come anche in Italia ci potrebbe essere questa flessibilità nel sistema pensionistico. E allora, dottore Caputo, come è arrivato a queste conclusioni? Sono arrivato a queste conclusioni partendo da inizi, da presupposti per me anche inaspettati, se vogliamo. E ho iniziato con le esperienze, le conoscenze e gli input che mi venivano dalla mia laurea in economia e commercio, poi dalla mia laurea in scienze politiche, soprattutto in scienze politiche ad indirizzo internazionale e comunitario, dal dottorato in storia dell'Europa mediterranea che ho frequentato dal 2010 al 2012 e infine da contatti successivi e ripetuti sia con istituzioni straniere come ambasciate dei paesi UE a Roma, prima fra tutte l'ambasciata di Francia, che tengo a ringraziare particolarmente perché ha dato il maggiore apporto, e poi con istituzioni sindacali anche non italiane. Questo cammino mi ha portato a vedere la situazione italiana e le conoscenze sulla situazione italiana dal punto di vista economico e sociale, con particolare riferimento ai problemi pensionistici e con riferimento più particolare ancora al problema molto vessato attualmente della flessibilità in uscita dal lavoro, mi ha fatto constatare con mia sorpresa, devo dire, quanto l'informazione su questi argomenti sia in atto distorta e strumentalizzata e falsata in molti modi. La questione pensionistica, la questione della flessibilità appare completamente diversa, vista da dentro l'Italia, per così dire, sia che vista da fuori. Un primo elemento che si accompagna a queste considerazioni, un primo dato di fatto, è quello che questa flessibilità che tanto ci è stata negata a partire dalla legge Fornero è in realtà un diritto oggettivo, un diritto acquisito, meglio ancora, dei lavoratori dipendenti di paesi come Germania, Francia, Spagna e Portogallo, sto parlando delle maggiori estensioni territoriali dell'Europa, oramai da anni. Da ultimo, come spiegherò meglio più avanti, la stessa Germania, che tanto ha pressato perché questa flessibilità fosse negata a noi lavoratori dipendenti, l'ha concessa ai propri lavoratori dipendenti con provvedimento del Bundestag del 24 maggio 2014. E questa notizia, lei che è corrispondente dell'ANSA per Messina, magari ne ha avuto notizia, ma il grosso pubblico no, questa notizia è passata attraverso l'ANSA, ma la grande
stampa, la maggioranza dei mass media italiani l'hanno tranquillamente ignorato. Cioè, c'è un paradigma dominante che vuole, insomma, farci comprendere come invece questa flessibilità non sia possibile almeno in Italia. Questo ha delle ragioni precise. E per poter raggiungere il risultato di trarre dai lavoratori e in particolare dal comparto pensionistico le maggiori risorse possibili per usarle altrove, si è usata anche purtroppo l'arma della disinformazione. Cosa intendo dire? Che già dal comparto pensionistico sono state tratte ingenti risorse, per esempio in due casi, e sono soltanto due esempi che cito per adesso, se ci sarà il tempo ne citerò altri. L'esempio della cartolarizzazione degli immobili dell'INPRAP, INPRAP ente che poi come tutti sanno è stato riunito con l'INPS in un unico ente, per cui è tutto INPS adesso. Bene, ben prima della unificazione, circa 62.000 unità abitative sparse sul territorio per un valore di centinaia di milioni di euro sono ci state... Ci sono anche delle inchieste su questa, su questo aspetto, so che ci sono anche delle inchieste su questa cartolarizzazione dell'INPS. Oggetto del mio elaborato e del mio intervento qui non sono le inchieste, certo. O tutti i problemi giudiziari o meno che possono essere sorti, non intendo trattarli adesso, certo. Per ovvie ragioni. Quello che intendo evidenziare però è come, contrariamente a quanto è successo negli altri paesi, e parlo dei maggiori paesi per adesso, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, è stato che lo Stato, il governo, ha i governi di quei paesi hanno contribuito e contribuiscono al comparto pensionistico. Non usano il comparto pensionistico come una risorsa in sé, come fonte di risorse. Voi pensate che nella legge finanziaria per il 2013, se ricordo bene, quella che ha approvato la famigerata legge Fornero, in essa inserita, è prevista all'articolo 108,1 che l'INPS debba erogare 300 milioni di risparmi, diciamo, forzati al bilancio italiano, dello Stato italiano, al bilancio diciamo complessivo, non cioè perché questi soldi vengano fatti confluire sul comparto pensionistico, cioè per tutt'altre ragioni. Immaginate una spesa che venga a riempire buchi di bilancio. Ecco, per adoperare un termine a noi familiari. Dottore Capo, lei ha fatto una comparazione anche con altri paesi stranieri. Ecco, sì. Che cosa si evince da questa comparazione? Dalla comparazione del nostro ordinamento pensionistico, della nostra situazione afferente alla flessibilità, per meglio dire, con quella degli altri paesi, ho potuto rilevare degli elementi, anche questi finora sconosciuti al grande pubblico. Ho concentrato quello che sto per dire in un elaborato piuttosto corposo, sono oltre 100 pagine, lo mostro soltanto per dire che esiste, è intitolato Le normative pensionistiche nei paesi dell'Unione Europea, con particolare riferimento alla flessibilità in uscita dal lavoro dipendente, con note sulla questione pensionistica in Italia e sui diritti dei lavoratori dipendenti. Cosa ho trovato? Ho trovato, a titolo esemplificativo ed estremamente sintetico, giusto per dare l'idea al pubblico di quale sia la situazione nei numeri, che in Spagna è possibile il pensionamento volontario anticipato a 63 anni, con 33 anni di contributi. Nello stesso paese, la Spagna, è possibile il pensionamento parziale, il famoso part-time di cui il ministro Poletti ci aveva dato una raffigurazione quasi salvifica, e il pensionamento parziale a 61 anni di età, sì. E poi anche il pensionamento ritardato volontario. In questo paese il pensionamento è possibile anche ritardarlo e lavorare, sì, fino a 70, 71, 72 anni. E poi ancora la pensione anticipata per lavori pericolosi o per situazioni come quelli dei lavoratori dell'amianto è addirittura anticipabile a 52 anni.
andando accelerando nella mia esposizione per motivi di tempo, posso precisare che la normativa francese in maniera di pensioni invece consente tuttora che l'età necessaria per chiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia è fissata in 62 anni per i nati dal 1 gennaio 1955 in poi. Insomma, quello che emerge è che c'è una flessibilità. Quindi c'è una flessibilità, anche se la pensione piena, senza penalizzazione, lì la chiamano minorazione, è possibile soltanto a 67 anni, ma si può andare in pensione anticipata a 62 anni. Corro molto sulla normativa tedesca, che come le ho detto è estremamente favorevole rispetto a noi, per arrivare a parlare direttamente di quello che vorrei che fosse il fulcro della nostra chiacchierata di oggi, e sarebbe la petizione che i 165... Sì, perché lei ha fatto una petizione qua a Messina, diciamo, con 165 impiegati dell'INPS, giusto? Sì, l'INPS conta circa 340 dipendenti al momento sul territorio di Messina, parlo soltanto degli uffici di Messina. Di questi, finora 165 colleghi hanno sottoscritto una petizione che potrei definire davvero molto incisiva e rivoluzionaria nel suo contenuto. È articolata in sei punti. I sei punti sono quelli che già abbiamo sommariamente sentito prima e sono quelli che attengono allo spreco delle risorse pensionistiche per altri usi, che attengono al fatto... Uno di questi punti riguarda, li riassumo così per non doverli leggere, mi sembrerebbe banalizzare la cosa, un altro punto riguarda invece il fatto che questi cittadini dell'Unione Europea, questi cittadini europei, tanto quanto lo siamo noi, che sono i cittadini di Francia, Germania e Spagna, hanno diritto alla flessibilità e noi che siamo altrettanto cittadini europei quanto loro, a questa flessibilità non abbiamo diritto. E altro punto sempre di questa petizione e che si richiede appunto l'adeguamento dell'ordinamento a quello che è l'ordinamento europeo. Poi per il resto questa la petizione è la richiesta, diciamo, che voi fate. Questa per è... la ricerca di concludo per la ricerca di quella che sia una soluzione compatibile con i pretesi problemi di bilancio. A questo punto devo però denunciare, fra virgolette, una circostanza che ho potuto appurare tramite la testata giornalistica estremamente professionale in questo campo, che è il Sole 24 Ore. Cioè abbiamo, fino a questo momento ci è stato detto che il bilancio dello Stato è in sofferenza, che il rapporto deficit-PIL è altissimo e che la pensione, la flessibilità pensionistica non sarebbe concedibile per questi motivi. Ora, dico solo brevemente che un istituto di ricerca tedesco, riportato dal Sole 24 Ore, con articolo in data 26 febbraio 2016, ripeto 26 febbraio 2016 per chi vorrà andare a verificare, perché sarà incredibile per chi sente, così come è stato incredibile per me, specifica che il rapporto deficit-PIL, cioè fra il deficit e il prodotto interno lordo italiano, è il migliore di tutta Europa. E quindi è possibile mentre invece addirittura quello spagnolo, se ricordo bene, è il peggiore, quello tedesco si pone al 240% circa, mentre noi ci poniamo a meno di quel 60%. Attenzione, dottore Rossellini, mi sembra personalmente strano che si ponga l'accento sulle pretese difficoltà di bilancio e sulla pretesa incompatibilità del rapporto deficit-PIL con la flessibilità tutte le volte che la flessibilità è stata promessa e l'uditorio nazionale dei pensionandi è stato acquitato, quando poi d'altra parte saltano fuori delle verità come quelle che ho potuto rilevare e che ho esposto nel mio lavoro e che lo stesso Sole 24 Ore quotidiano Confindustriale. Concludendo, diciamo, quindi è possibile, secondo lei, da questo studio, una flessibilità nel sistema pensionistico, e cosa cambierebbe nel nostro sistema qualora fosse applicata questa novità? Diciamo?
La flessibilità è assolutamente possibile ed è tanto più possibile quanto gli stessi governanti attuali dimostrano addirittura di volerla, cioè di non volerla più rifiutare tutte le volte che è necessario, perché per loro è più conveniente concederla che non rifiutarla. E concludo ricordando agli ascoltatori, o facendo conoscere a chi non lo sapesse ancora, due strane circostanze. Una che più o meno il 15 maggio dell'anno scorso il presidente Renzi promise la flessibilità esattamente con parole praticamente quasi uguali a quelle che ha detto adesso, salvo poi smentirsi nei termini che sappiamo. L'altro giorno è andato da Bruno Vespa e forte, ben conscio del fatto che quello che viene detto alla gente conta nel momento in cui viene detto e poi viene sopravanzato da altre informazioni, è tornato a dire le stesse cose dell'anno scorso quasi come l'avessimo dimenticato. Rispondo da ultima alla sua domanda: il cambiamento è possibile e su questa linea è possibile secondo me, secondo o la fattispecie francese o la fattispecie tedesca, cioè o circa 63 anni come limite oppure 62 anni, dipende da come si allocano risorse che peraltro, come non ho il tempo di spiegare adesso, non appartengono tanto al bilancio statale quanto al bilancio del comparto previdenziale e sono state distorte prima. Termino citando il presidente dell'INPS Boeri quando il 5 maggio del 2016, mi correggo, il 10 maggio 2016, su una rivista mediatica ha precisato che ogni lavoratore bloccato 5 anni o due lavoratori bloccati per 2 anni e mezzo in un'azienda vogliono dire un lavoratore giovane in meno di quell'impresa, e nel settore pubblico il problema è ancora più rilevante. Quindi il blocco dei pensionamenti danneggia realmente l'Italia e non è assolutamente funzionale agli interessi dei lavoratori, bensì al loro sfruttamento e alla loro schiavizzazione. Perfetto, io intanto la ringraziamo per essere stato qui con noi. La sua, diciamo, scoperta, tra virgolette, è molto importante, molto rivoluzionaria. Speriamo che se ne tenga conto, che il governo, insomma, come negli altri paesi europei, abbiamo visto, applichi questa flessibilità, e speriamo che questa petizione sia diffusa il più possibile e venga a conoscenza appunto di più persone possibili. Fino a questo momento hanno firmato soltanto dei colleghi. Contiamo, tramite anche dibattiti e tavole rotonde, perché la petizione è partita con la CGIL. Io sono iscritto anche alla CISL, oltre con la CGIL, perché credo nella trasversalità delle iniziative più importanti. Quindi invito non soltanto queste due forze sindacali, ma anche le altre, a partecipare alle tavole rotonde, ai momenti di azione unitaria che porteremo avanti e che sono fondate su 4 direttrici di azione fondamentali che ho seguito, e con questo chiudo proprio, e che sarebbe questa: quando mi sono avvicinato ai miei colleghi, quando mi sono avvicinato a coloro che avevano interesse con me in queste cose, ho seguito 4 passi fondamentali. Raccogliere le informazioni da fonti che non potessero essere inquinate da interessi politici e da interessi economici, e per questo mi sono rivolto all'estero. 2, collazionare e riunire queste informazioni in uno strumento, ed è quello che ho fatto, da porgere a coloro che avessero i miei stessi interessi e al pubblico. 3, creare uno strumento di presentazione del consenso, di raccolta del consenso, leggi la petizione. 4, far firmare la petizione. Siamo stanchi tutti quanti di iniziative vane e di riunioni che servono soltanto da sfogatoio. Perfetto. Bene, grazie ancora. E alla prossima. Alla prossima. Grazie a voi. Adesso, come di consueto, passiamo all'angolo del poeta. Il maestro San Filippo reciterà un brano di sua ultima composizione. Prego, maestro. Grazie, ben trovato a voi e a tutti i cittadini che ci stanno ad ascoltare. La poesia di questa sera è sempre in tema in base alla trasmissione che sta andando in onda. Il titolo della poesia è La salute. I peccatin di gola e della pancia vanno a notarsi in singola grossezza. Meglio allora controllarsi alla bilancia, essere snello è una grande ricchezza. Ciò che non vien da terra fa sol male, e attenti stare anche alla quantità.
il miglior cibo resta il vegetale, solo il mangiar vegano è qualità. Ai prodotti animal totale freno, chi li mangia poi passa a medicine. Qualunque farmaco sarà veleno, chi più ne assume più è alla sua fine. Ed ecco la morale della favola. Sì, la salute si conquista a tavola. Benissimo, maestro. Restando sempre sul tema del mangiare, c'è una poesia brillante e scherzosa. Ed è: qual è o meglio mangiare? Buono era lo mangiare, quando picca ce n'era. Ora ce n'è a gettare e si etta per davvero. Sto pane non mi piace, sta pasta non mi cala, non mi rendo capace come usare non sala. Co scrive si ricorda quando fece un soldato, ta una gavetta rodda se fece un gran sbafato. Tra già abbondanza e pace noi tutti bravi siamo, a dire non mi piace fuoco lo chino avemo. Lo meglio mangiare è quando l'annata è sicca, quando mangiarne c'è e quando ce ne picca. Grazie al maestro San Filippo per il doppio messaggio, sia il messaggio salutista che il messaggio chiaramente contro lo spreco. Bene, e alla prossima. Complimenti maestro. Grazie di cuore a tutti, buon divertimento. E adesso pubblicità. Benefici anche questa 30ª puntata di Messina può rinascere, ringraziamo gli ospiti che sono stati con noi, il maestro Nino San Filippo, il professore Vincenzo Caputo, ringraziamo anche la professoressa Elvira D'Orazio, il professore Santino Morabito, Tommaso Cannata e l'imprenditore Angelo Villeri. Ricordiamo la nostra pagina Facebook Messina può rinascere, la nostra pagina Twitter Messina può rinascere, la nostra email Messina può rinascere @gmail.com. Ringraziamo anche lo staff tecnico Daniele Brigandì, Antonio Delrico e Alberto Lunghidano. E ringraziamo naturalmente i nostri sponsor di studio che sono San Filippo Strumenti Musicali, Bonomo Fiat, Motostore di Darrigo, Procopio Flex, Casa Mia Bernava e Eureka Ufficio. E ricordatevi, Messina può rinascere, basta crederci.